Ciao, oggi vi porto a pesca di bass. Eccolo, bello, questo è più bello. O persico trota, se come me avete cominciato a pescarlo negli anni 90. Bellino, non come quell'altro. Bellino lui. Cioè, ci provo. Ma andiamo per ordine. Il bass è un pesce psicopatico con dei seri problemi di gestione della rabbia. Quando è piccolo attacca tutto quello che si muove, anche prede molto più grandi di lui. Quando è grande invece mette un po' di giudizio e attacca semplicemente tutto quello che gli entra in bocca e che può ingoiare. Tutto, tranne le vostre pesche. Come prima cosa per la pesca al basso occorre trovare lo spot adeguato, il che a volte può rivelarsi un po' fastidioso. Qui se prendo uno grosso voglio vedere come lo tiro fuori. Eccolo. Eccolo qui. Taglia. Baby bass anche questo. Rilasciamo subito. Bene. E ora? Come salgo? Come seconda cosa occorre trovare l'esca adeguata, che dipende dalle condizioni, dalla temperatura, dall'acqua, dal giorno della settimana, dall'allineamento dei pianeti. Insomma, bisogna provarle. Ora facciamo una prova con l'esca spiombata, deve essere più attirante. Decisamente più attirante. Piccolino, ma oggi mi sembra che va così. Trovata l'esca giusta, bisogna sperare che il bass giusto abbocchi. Ahimè, quelli piccoli sono tanto tanto voraci. Bellino, Bene, no. Eccolo qua. Piccolino anche lui. Ah, ma non pensate che bass sia l'unica cosa che vuole le vostre esche. Ci sono tanti altri predatori che sono interessati a loro. Gli alberi. Il fondale. Certo, poi ci vuole anche trapero. Alberi sul fondale. Questo è il rame. Sì. Era un ramo anche prima. A voglia. Ovviamente non basta trovare l'esca adeguata e lo spot adeguato. Potete anche mettere la vostra esca davanti a un bass, davanti al suo muso. Lui forse non la mangerà, perché quel giorno non gli va. O perché è già stato preso, o perché ha già visto quell'esca, perché i bassi riconoscono le esche e sanno anche le marche. Ma se non vi lascerete abbattere, prima o poi succede. Oh, se succede.
Bello. Questo è bello. Questo è molto bello. Oh, sì. Stia miseria. Dove vai? Vieni qua. Eccolo. Eccolo qua. Questo è un bel bus. Che bestia. Guarda che bocca. Bello. Bella bestia davvero. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. E ricorda, senpai, si diventa.